Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare la recensione di un film che sta per uscire nelle sale italiane, che è Mandibule, commedia francese diretta da Quentin Dupieux. Ne parlo con grande piacere con Pierpaolo Bonelli. Ciao Pierpaolo. Ciao Giulio, buona giornata. Allora, si sta tornando in maniera massiccia al cinema finalmente e quindi è anche il tempo di assaporare quelle commedie francesi che stupiscono, che lasciano un messaggio, fanno riflettere, e il film Mandibule è di quella schiera. Raccontiamo prima di tutto di che cosa parla. Sì, no, non aspetto. Aspettatevi la commedia francese classica, perché questo qua siamo nel surreale totale. È un film di un regista che Quentin Dupieux, che ha un suo mondo che realizza in tutti i suoi film, e qua lo realizza in modo abbastanza particolare. Qual è la storia? La storia è quella di due amici che sono Manu e Jean Gab, che devono compiere una missione molto semplice. Loro sono due spiantati, uno lavora in una nel distributore di benzina di famiglia, l'altro invece è stato sfrattato da casa, vive alla giornata, dorme sulla spiaggia, insomma. Anzi, Manu sembra un piccolo Le Bosque francese, ma anche dal punto di vista proprio fisico. Questi due vengono assoldati per andare a ritirare una misteriosa valigetta da un signore, che poi vedremo e scopriremo chi sarà, e devono ritirare questa valigetta e devono portarla in un altro luogo, consegnarla. Come ricompensa avranno 500 euro. Cos'è che devono fare però? Devono prendere questa valigetta, portarla in macchina, mettendola dentro un bagagliaio, perché non deve essere messa in vista. Non si sa cosa ci sia all'interno di questa valigetta, ma lui non si preoccupa neanche di chiedere cosa ci sia, lui interessano i 500 euro. Bene, naturalmente la macchina non ce l'hanno, quindi la macchina devono rubarla. Manu ruba una macchina, un'automobile, passa a prendere l'amico Jean Gab e vanno a casa di Michel per prendere questa valigetta. Nel viaggio però sentono un rumore strano nel bagagliaio. Si fermano, aprono il bagagliaio e all'interno trovano una mosca gigante. Una mosca gigante. La reazione non è presa di fronte a questa mosca, ma la prima cosa alla quale viene in mente a Jean Gab è di addestrare questa mosca come se fosse un drone, e quindi addestrarla ad andare a prendere, che ne so, all'interno della banca dei soldi per portarli e quindi risolvere la loro vita. E da qua parte il film. Direi che come incipit è abbastanza surreale. Dal tono in cui l'hai raccontato mi sa che ti sei divertito anche molto. Ah, tantissimo, mi sono divertito tantissimo. Per me è stata una scoperta questa di Quentin Dupieux, e anche se lui è un regista che ha alle spalle tante cose, lui è musicista, disc jockey, è un artista completo, ha fatto delle pubblicità, una famosa pubblicità della Levi's che abbiamo visto parecchi anni fa, in cui anche lì era assolutamente surreale, ma rimane nella memoria. E questo è forse uno dei primi film che viene distribuito in modo così capillare nel nostro paese, e anche forse quello un po' più, diciamo così, spendibile, anche forse anche per questo. Era stato presentato fuori concorso all'ultima mostra internazionale di Venezia, e forse anche questo gli ha permesso di arrivare un po' nelle sale. Mi sono divertito tanto perché è un film che non può non divertire, è un film sull'amicizia, assolutamente strampalata, ma è un film sull'amicizia, dove su questi due personaggi, che sono due uomini fatti e finiti, ma che si comportano come se fossero due bambini, e si trovano all'interno di un parco giochi che è il mondo, nel quale un po' anche tutti i personaggi sembrano appunto dei personaggi usciti da un mondo particolare, che è quello di
del regista Quentin Dupieux. Da come hai raccontato, mi hai fatto venire in mente un altro regista, che è Michel Gondry, un regista anche lui abbastanza surreale nel raccontare le storie, sia in modo drammatico che per quanto riguarda la commedia. Cito uno dei suoi tanti film famosi, che è Be Kind Rewind, però c'è anche Se mi lasci ti cancello. Ecco, siamo da quelle parti lì? No, qua è molto più leggero. Questa è proprio la leggerezza fatta e finita. Gondry invece è un po' più pesantino da questo punto di vista. No, Dupieux c'è proprio gioca col cinema, gioca anche con le citazioni all'interno del cinema, gioca con gli stessi attori. C'è nel film un personaggio che è la protagonista di Adèle, appunto, della vita di Adèle, che è assolutamente divertente perché è un personaggio assolutamente assurdo, nel senso che ha subito un trauma, una caduta sugli sci, e abbattendo la testa, da quel momento parla soltanto urlando. E vederlo in originale, vi garantisco che è veramente spassosissimo. Vedere poi la protagonista della vita di Adèle, che nel film è molto molto drammatica, recitare questa parte assolutamente assurda è ancora più divertente. Quindi no, è un film veramente molto 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 divertente, è totalmente assurdo. Cioè, chi entra a vedere Mandibule non deve aspettarsi un film tradizionale, deve aspettarsi di entrare in un mondo particolare e accettare le regole di questo mondo particolare, ma vi garantisco sono delle regole irresistibili. Già per il fatto che nel raccontare la storia hai detto che una mosca gigante sta dentro una valigia e poi viene utilizzata come drone, diciamo che è un ottimo punto per far partire un film surreale, assurdo e divertente. Il film è Mandibule, che esce nei cinema italiani a partire dal 17 di giugno. A Cinetivilandia è piaciuto molto, ha divertito molto, e quindi vi consigliamo di andarlo a vedere. Per questa recensione è tutto, come sempre grazie Pierpaolo, ciao a tutti e alla prossima.